a qualcosa di particolare. Un amico è presente quando sei solo, quando hai bisogno di conforto, quando cerchi una spalla su cui piangere, quando basta un bicchiere di vino per ridere insieme. Un amico è un bene prezioso in un mondo cinico. Un amico divide con te tempo e passione. Un amico ti offre quello che ha senza chiedere nulla in cambio. Un amico riesce a capirti solo guardandoti negli occhi. E quell'amico sei tu. Buon compleanno, Ettore, e grazie per la tua amicizia che mi onora. Pino. Grazie, Pino. Ti devi dare un coltello qua per una cosa qua. Lui. Tutto suo. Cos'è? È un vino. Maschio del Cavaliere. È un vino. Ma Pino, va. Allora, vedi, lì c'è scritto maschio dei cavalieri, perché tu sei il maschio della cavalieri. Allora, è vero. Devo dirgli a Pino? Un grazie, intanto sei in live. Grazie, solo poco. Doveva esserci lui a questa tavola. Sai perché? Perché c'è di tutto, Pino. Un champagne! E così bevete dopo. Allora, ciao! Auguri i miei bambini e la mia bambina. Allora? Oh, il mio dopo barba! No, la mia crema! La mia crema! Oh, il mio gilet! Ah, come hai fatto a sapere che dopo non il dopo barba, ma questo? Come fai a sapere che non adopero il dopo barba, ma adopero questo? Grazie Giada, grazie bimbi. E allora adesso un regalo, un gelato ai miei bimbi. Eccoci qua. Beh, che siete buone, volete voi, Gioia? Iniziamo con la lasagna, vero nonna? Incominciamo con la lasagna, chi la vuole? Lasagna, pesce! Pesce! Lasagna e poi dopo c'è tanto pesce. Ah. C'è tanto pesce, dopo glielo faccio vedere io, eh. Iniziamo, lasagna fatta in casa dal nonno. Buon compleanno, grazie! Domani il compleanno. Ciao. Ciao a tutti. Ma te la prendi, non fate, non vado. Dopo aver pulito, ma fatto. Sai Sandro, adesso lì, grande. Sai perché l'ho fatto qui il dito? Canocchie a manetta. Polenta, pesci. Sulla griglia. Vi dico quali pesci adesso. Cose di rospo, cagnolo, anguilla, c'è di tutto, ma niente, vibe, sempre. Poi c'è anche la spina, non so se voi la mangiate, ma questa è la spina dell'anguilla, tutto nervo, buonissimo. Se vuoi darci due patatine, allora hai un gobbo balolo benissimo con no? Dimmi cosa? Vuoi la caramato con lo mentico no? Yes. Fammi sentire anche me, fammi un bel piatto nonna. Fastidio. Due pezzi. Che giorno la fa? L'anguilla ce l'ho data. Riccardo è qua. Nonna, a me mi dai un po' l'anguilla. Ora, qui per Sandro cosa c'è? Questo vuoi? Due canocchie. Per Sandro. Sciolio. Vai via. Lo dà il dettaglio o devo prendere il cosa vuoi? Piccolo. Oddio, scusami. Allora, eccomi qua.
che ci ha mandato io, te? Bisogna portare. Aspetta che mi metto più decente. La porto io, se la porto io. Portalo te. Ah, mi devi fare te il video. Vero. Dai, prima che qui si passa tutto. Voglio cantare la canzone. Auguri a te. Per me è stata una sorpresa questa festicciola, quindi io vi ringrazio tutti, ma purtroppo gli anni si fanno avanti e quindi dovrò mettere 73 anni, ragazzi. Diciamo che vado bene, ma però sono sempre 73. Ciao ragazzi, speriamo che duriamo. All'applauso il nonno! Dicevo, chissà a 60 anni se ci arrivo. 60. A quell'epoca 60 anni erano già tanti. Vedi che avevo più di 100 anni. A quel, se fossi più magro ci arriverei. Ma già è questo. Ma ormai la soglia sembra quella dei 70. Scavolando i 70 poi vai. Io mi ricordo da ragazzo che dicevo, chissà se ci arriva a 60 anni. Ma erano altri tempi, eh. Invece adesso dis chissà se arrivo. Sarò quanti anni avrò. Hai Sandro, sarà lì. Vai, vai, vai. Mio nipote. Oh. Yeah. Il Cineo là. Oh! Hey, Leo. Il Cineo. E parla cinese. Bye bye. Qua facciamo un cambio di bottiglia. Quindi parlerò triplo cinese. Crispec. Hai già soffiato? Pino? Sì. Già ubriaco. Grazie. Dopo aver mangiato un po' tutto, quello che è rimasto sono i residui di un pranzo molto bello, molto buono per il compleanno di un signore. Ubriaco. Ubriaco. Ciao.